Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova webcast di NKP Autodesk Platinum Partner. Oggi faremo una breve panoramica su quello che è l'ambiente di modellazione strutturale in Revit. Io sono Domenico Spanò, BIM Manager, BIM Implementation Engineer di NKP ed esaminatore CMQ appunto per gli esperti BIM, secondo la normativa UNI 11337 parte 7. La PDR 78-2020, sono appunto i requisiti necessari per potersi certificare come esperti BIM. Allora, facciamo una piccola presentazione di NKP, se qualcuno appunto di voi non ci conoscesse. La mission appunto di NKP è quella di aiutare tutti i nostri clienti nel mondo appunto della progettazione a produrre le loro idee che forniscono appunto servizi di alto valore di tecnologia all'avanguardia, tutto quello che ruota intorno al mondo digitale dei software di progettazione, sia nell'ambiente meccanico che nell'ambiente appunto IC. La nostra società è composta da più di 115 persone, molti tecnici, commerciali, e svolgiamo tutta una serie di supporti ai clienti, anche in ambiente meccanico, più di 150 progetti BIM supportati, e quindi un trend di crescita, molto, molto importante di anno in anno. Le nostre sedi sono ben 17 sedi in tutta Italia, quindi copriamo tutto il territorio nazionale, e poi abbiamo appunto la parte spagnola con 5 sedi in Spagna. NKP è Autodesk Platinum Partner, e poi è associato a tutta un'altra serie di partner importanti nel mondo appunto della progettazione, come HP e Robozi. In modo particolare, essere Autodesk Platinum Partner, nonché anche Autodesk Training Center, ci permette appunto di dare qualsiasi supporto, quelle che sono le necessità dei progettisti in ogni ambito, sia meccanico appunto quello della costruzione, a 360 gradi. Logicamente i software Autodesk, il pacchetto IC in modo particolare per l'ambiente appunto di progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, infrastrutturale, permette di avere diciamo tutti i software necessari in ogni ambito per un workflow progettuale a 360 gradi. Altre forniture che svolgiamo appunto sono quelle diciamo delle macchine prestazionali, workstation, con tutte le massime caratteristiche appunto informatiche per permettere oggi di lavorare nella progettazione in modo digitale con alte prestazioni. Le stampanti 3D, sia di HP e poi di Robozi. I servizi che svolgiamo come NKE, avere appunto i tecnici dedicati per il supporto prettamente informatico sui software, un campo molto ampio di supporto, di formazione, di training, sia prima on-site, prima della pandemia purtroppo, svolgevamo corsi in aula nelle varie sedi e soprattutto diciamo a domicilio dai clienti che li supportavamo nella formazione, nel supporto progettuale, negli approfondimenti. Oggi, prettamente, vista la situazione della pandemia, svolgiamo le attività informative prettamente in modalità online. Abbiamo quelli live e quelli anche videoregistrati. E poi, col discorso che siamo un Autodesk Training Center, tutti i corsi nostri sui software Autodesk sono appunto certificati, quindi rilasciamo appunto dei certificati di partecipazione ATC. E poi abbiamo tutto un altro ampio servizio del project management, soprattutto nell'ambiente BIM, che può essere appunto quello discorso del processo di gestione di ambiente di progettazione, di verifica, di coordinamento documentale, fino ad arrivare poi al discorso delle certificazioni, perché NKE è un organismo di valutazione accreditato da ICMQ e quindi permette di fare, secondo la normativa 11337 e le ultime diciamo, direttive della prassi di riferimento 78 del 2020, le certificazioni degli esperti BIM.
Per il BIM specialist, ambiente architettonico, strutturale, impiantistico, infrastrutturale, il BIM coordinator, il BIM manager e questa nuova figura che sicuramente adesso all'inizio del 2020, scusate, del 2021 con la direttiva, il decreto BIM che passerà all'obbligatorietà per le opere pubbliche per opere superiori a 15 milioni di euro, sicuramente diverrà un modo, un espediente per avere anche valenza e certificazione di questa nuova figura che è il CDE Manager, fondamentalmente una figura che si occupa poi dell'ambiente di condivisione dati, quindi l'ambiente Autodesk, chi si occupa del flusso di lavoro in fase di lavorazione appunto di modelli BIM su piattaforme tipo il BIM 360, ma anche operazioni di controllo e verifica. Quindi sicuramente una figura che può stare, diciamo, in mezzo anche tra le pubbliche amministrazioni e i gruppi di progettazione o essere proprio un supporto della pubblica amministrazione che ad oggi magari sono scoperte di competenze, di figure atte anche a validare, verificare, analizzare e controllare il flusso di lavoro di progetti BIM digitali, sia tridimensionali che elaborati grafici digitali. La certificazione è riconosciuta anche da luglio da Accredia, quindi dopo un lungo percorso che l'ente certificatore CMQ ha fatto sulle direttive della normativa UNI, e quindi noi ci occupiamo proprio della formazione, della certificazione, considerando sempre che la prassi di riferimento definisce oggi in modo molto restrittivo e vincolante i requisiti di accesso dei vari profili, aver maturato quindi delle esperienze specifiche. Anche qui ci si sta attrezzando con il CMQ per sopperire quelle che sono poi le condizioni di necessità per via della pandemia di sviluppare, svolgere gli esami esperti BIM attraverso una piattaforma dedicata. Quindi avremo modo poi in altri webinar o comunque per chi seguirà anche i miei corsi da gennaio sulla preparazione degli esami degli esperti BIM di approfondire anche quelle che sono le informazioni di svolgere un esame in modalità remota. La Masterclass, il BIM for Work, è un percorso formativo altamente specializzante, appena partita la quindicesima edizione, totalmente in modalità online FAD sincrona, che durerà da novembre a marzo, più di 128 ore di formazione, quindi un vero e proprio percorso master di formazione sul BIM, finalizzato a che cosa? A diciamo, creare competenze e professionalità per le figure BIM specialist e eventualmente anche per questo tipo di corso, anche per i coordinator. Il docente principale sarà il collega Mariano Di Neve, sarà supportato per i vari moduli specifici anche da noi altri colleghi. E i moduli sono suddivisi in quattro tipologie: il modulo appunto di modellazione, BIM Authoring, quindi Revit Architetture, strutture e impianti, il modulo 2 se riguardo la normativa UNI 11337 e la ISO 19650. Il modulo 3 sulla comunicazione del progetto, quindi tutte le operazioni di aspetti grafici, modelli di vista, impaginazioni, renderizzazione, anche diciamo, workflow diciamo, interoperabili tra i modelli di Revit e magari applicativi specifici per la renderizzazione, che possono essere appunto Escape o Twinmotion. E poi infine il modulo 4 che è dedicato al coordinamento e all'analisi dei modelli, quindi tutti gli aspetti di esportazione di dati, automatizzazione appunto di processi attraverso degli script di Dynamo e poi le operazioni di crash detection di reportistica in Navisworks, sempre prodotto Autodesk. Qui invece un po' a tema anche con il nostro webinar di oggi, dedicato alle strutture, perché vi presento appunto il nuovo corso che sarà in partenza proprio dedicato a Revit Structure, che sarà tenuto da me, partirà il 9 dicembre, un percorso formativo altamente specializzante sulla modellazione delle strutture, la durata di 21 ore, e saranno 7 incontri pomeridiani dal 9 al 28 dicembre, quindi lezioni di 3 ore. Avete anche la possibilità di seguirlo sia live e avere poi l'accesso alla cartella delle videoregistrazioni. A chi è destinato questa tipologia di corso di modellazione dedicata a Revit Structure? Sicuramente ha delle, diciamo,
diciamo, delle figure progettuali che hanno già una conoscenza base, o meglio anche se avanzata, di modellazione dell'ambiente architettonico, perché comunque l'ambiente architettonico diventa un po' la logica di applicazione della progettazione parametrica in ambiente BIM di Revit, per poi appunto passare a questo modulo più specifico sull'ambiente strutturale, in cui andremo ad analizzare prettamente la modellazione di elementi in cemento armato, la modellazione di elementi in acciaio. Quindi, diciamo, ve lo suggerisco per chi poi effettivamente si vuole approcciare, o come si usa in gergo dire, inizia a smanettare anche sulla modellazione strutturale, perché capiremo un po' più approfonditamente intanto le logiche di impostazione, quindi il template dedicato alle strutture, il discorso di linkaggio, di interoperabilità nel lavoro di gruppo tra lo strutturale e l'architettonico, lo strutturale e l'impiantistico, la logica anche di visualizzazione poi delle tavole, perché chi viene dall'ambiente strutturale sa che poi le impostazioni di visualizzare una vista di pianta di un solare strutturale sono impostazioni di viste prettamente differenti rispetto a un ambiente architettonico. E poi tanti altri approfondimenti dove ci spingeremo in modo molto approfondito. Vi faccio vedere anche brevemente, se riesco a passare sulla schermata, anche andando sul sito, cercate appunto il sito di NKE Corso Revit Structure dicembre 2020, un corposo programma, nonostante tutto che, diciamo, svolgiamo le attività online, che sicuramente saranno molto più concentrate nel dare più informazioni rispetto ad un corso in aula, che diventa un po' più dialogante. Però vedete, un programma molto corposo che verrà sviluppato in 21 ore e porterà, diciamo, il percorso del progettista a manipolare totalmente in autonomia la modellazione ambiente strutturale fino appunto all'impaginazione, e cosa fondamentale per chi si occupa appunto di strutture e magari ben diciamo, accetto se si hanno anche tali competenze, di chi si occupa anche di calcolo strutturale, perché il nostro percorso formativo sarà poi, diciamo, finalizzato anche a creare un modello analitico, far vedere appunto poi come gli elementi strutturali hanno appunto una valenza statica, che possono essere poi impostati già dentro Revit, o comunque tirati fuori per un solutore esterno che deve dialogare il più possibile in modo bidirezionale, per fare poi il calcolo strutturale effettivo, tirare fuori i tabulati di calcolo, particolari costruttivi, le analisi, i diagrammi e via dicendo. Logicamente Revit non fa questo, ma fa da preparatorio per, diciamo, mandare il modello analitico, e non solo quindi la volumetria strutturale del modello degli elaborati, verso un solutore esterno, che può essere appunto, se si lavora all'estero, soprattutto robot analysis, ma per quanto riguarda le normative NTC 2018 nazionali, diciamo, ci sono altri applicativi più adatti, tipo abbiamo Sismicad, Sofistic, e tanti altri, diciamo, applicativi che possono essere poi, a seconda, diciamo, che tipo di dialogo, se con i formati aperti, attraverso plugin, i vari ProSAP, SAP 2000 e via dicendo. Quindi la logica è modellare il progetto strutturale, farlo, diciamo, dialogare con l'ambiente architettonico, con l'ambiente impiantistico. Quindi finalmente questo tipo di lavoro collaborativo permette di lavorare in gruppo, fare in modo che la struttura coincida pari passo con l'architettura e con gli impianti, fare tutte le verifiche appunto di interferenza e poi mandare questo modello analitico verso il solutore esterno. Quindi questo è il processo appunto finalizzato. Ecco perché vi dico, magari se siete degli strutturisti o comunque lavorate in ambiente strutturale, ben venga, perché poi avendo la padronanza attraverso questo corso della modellazione strutturale per elementi in cemento armato diciamo, e acciaio, sarà poi compito vostro, rispetto al solutore che utilizzate, trovare, diciamo, il punto di incontro tra Revit Structure e il vostro solutore esterno, e fare in modo che sia il più possibile bidirezionale. Altra presentazione riguarda invece, come vi dicevo prima, i corsi di preparazione all'esame di certificazione. Quindi nel programma di NKE, già, diciamo, calendarizzato i vari corsi di preparazione, che partiranno ai primi di gennaio. Quindi avremo 8 ore di preparazione dedicato ai BIM specialist, sempre in modalità online. Gli incontri saranno l'8 e l'11 gennaio pomeriggio.
Poi c'è il corso di preparazione sempre da 8 ore per il Business Coordinator il 13 e 15 gennaio e poi infine il corso di preparazione all'esame da BIM Manager 12 ore che pomeridiani saranno appunto il 12, il 20 e il 22 gennaio. Su questo sottolineo sempre il discorso, il corso di preparazione è accessibile a tutti, considerando il fatto che ognuno di queste figure che poi si vuole certificare deve avere requisiti d'accesso rispetto alla normativa UNI 1137 e soprattutto alla prassi di riferimento 78 del 2020, quindi definisce che ogni figura può accedere documentando la propria esperienza già in quel ruolo di progettazione BIM, ma anche progettazione classica, come vediamo da questa tabella, quindi avere per gli specialist almeno 6 mesi di esperienza generica e 3 mesi in ambiente BIM. Per i coordinator 3 anni di esperienza in ambiente generico e almeno 1 anno documentato in ambiente BIM, allo stesso modo per il CDM manager e soprattutto per il BIM manager avere almeno 5 anni di esperienza in ambiente di progettazione classica e almeno 1 anno documentata da BIM manager. Okay? Quindi queste sono, diciamo, direttive molto restrittive per poi accedere. Però comunque il corso di preparazione permette proprio di fare una panoramica su come è strutturato il corso, i contenuti che poi, diciamo, verteranno poi sugli esami delle varie figure, perché comunque l'esame è strutturato in 3 parti, la parte di test a risposta multipla, la parte di prova pratica, che per gli specialist e coordinator è prettamente operativa sui software, e poi per il manager invece è più documentale come offerta di gestione formativa, anche lo stralcio anche per il coordinator, e poi la prova orale. Quindi il corso di preparazione, che come vedete anche sono poche ore, perché si dà già scontato che ogni figura, per quanto riguarda il proprio flusso, la propria conoscenza sul software, ce l'abbia alla base e quindi abbia un minimo di esperienza. Quindi per chi volesse informazioni al riguardo mi può contattare e quindi poi partiranno questi corsi a gennaio. Adesso caliamoci in questa presentazione, poi fondamentalmente una presentazione che poi chi vorrà potrà approfondire nel corso che partirà il 9 dicembre, dell'ambiente Revit Structure. Come vi ho detto, oggi la cosa fondamentale è quella di capire che la modellazione strutturale è fondamentale nel lavoro di gruppo, perché rispetto al metodo classico in cui ci palleggiavamo più spesso tra architetti, ingegneri, impiantisti, quasi a ritrovarsi con 3 progetti differenti in parallelo, per dover ritornare a ritroso, fare modifiche, perché fondamentalmente se la struttura non funziona, quindi non dobbiamo arrivare, come succedeva col CAD, col metodo classico, al progetto esecutivo per capire poi che il progetto preliminare o definitivo dal punto di vista architettonico non si regge. Questa era una delle problematiche principali del mondo della progettazione classica, dove spesso architetti, ingegneri, impiantisti parlavano anche lingue diverse, purché il progetto sia uguale. Adesso con la modellazione in ambiente Revit, come sapete, il lavoro collaborativo o unico file centrale in cloud o comunque sul server permette di lavorare su discipline diverse. Quindi innanzitutto anche modellare un progetto definitivo, validarlo, verificarlo per la parte strutturale, dà garanzia che anche in fase preliminare e fase definitiva comunque l'architettonico debba coincidere, gli impianti si devono adattare a quelli che poi sono gli ambienti architettonici strutturali. Quindi sicuramente questo è un vantaggio e di mezza, perché c'è la necessità tra progettisti, architettonici, strutturali e impiantisti di lavorare in gruppo, di parlarsi in tempo reale, di aggiornarsi, di modificare qualsiasi cosa e far coincidere il tutto nelle 3 discipline su un unico progetto. Quindi già questo è un vantaggio che ci limita, anzi ci aiuta ad avere il più possibile problemi progettuali, problemi che poi si riverserebbero in cantiere appunto con varianti, aumento dei tempi di realizzazioni, aumento dei costi e incongruenze appunto spesso anche dal punto di vista legale. Quindi è importante dare una valenza, una precisione della modellazione strutturale. Modellazione strutturale che può essere scusate, cemento armato, in acciaio, in legno, in prefabbricato. Qui apro una piccola parentesi per farvi capire che poi fondamentalmente la modellazione strutturale oggi cambia anche di visione nel mondo digitale, perché non è semplicemente la classica gabbia strutturale tra i pilastri, fondazioni, cose un po' da griglia, regolare,
Ma oggi nell'architettura contemporanea la modellazione strutturale in ambiente BIM si amplia a processi di modellazione molto complessa, articolata, plastica. Ho preso questo esempio perché mi è piaciuto molto come concezione, in quanto la parte strutturale diventa allo stesso modo parte di valenza architettonica. Questo è il Morpheus Hotel, un 40 piani collocato in Cina, nella città di Macao, opera dello studio Zadid, una struttura bellissima, super dettagliata, in cui appunto questo involucro a traliccio, questa rete, quasi questa ragnatela esterna, è creata appunto da modellazione plastica di elementi strutturali, che non sono semplicemente elementi strutturali a supporto di questa grandissima superficie di 40 piani per il curtain wall, ma dialogano anche con la parte strutturale, quindi con i solai, con i pilastri interni, vanno a creare appunto questo schermo strutturale esterno reticolare che poi va a scaricare a terra negli elementi di fondazione. Quindi vedete come la modellazione plastica strutturale si evolve e diventa poi prettamente anche allo stesso modo valenza analitica. L'ambiente di modellazione Rail Structure permette di fare queste cose già nella fase, diciamo, di azione del progetto in fase preliminare, definitiva. È logico che poter manipolare questi elementi strutturali in modo così plastico, solo Revit non basta. Intanto li dobbiamo conoscere, ecco perché un corso del tipo prettamente sulle strutture è necessario per poi ampliarsi a che cosa? A fare una modellazione più plastica di elementi strutturali. Qui abbiamo altri elementi, vedete come queste sono tutte, diciamo, questo reticolo di reticolare proprio di elementi scatolari in acciaio, poi vengono rivestiti dal punto di vista architettonico, però vanno a creare questa gabbia esterna che poi dialoga con l'insieme, con i solai, con le fondazioni, con la vetrata e tutto il resto. Quindi è un esempio molto bello per farvi capire il mio messaggio qual è. La modellazione strutturale di oggi non è semplicemente la classica strutturina semplice di elementi ortogonali, regolari, a gabbia, ma abbiamo con il mondo digitale ed il BIM la possibilità di creare qualsiasi forma, di trasformare questi elementi strutturali per poi passarli in un soluto all'esterno. Ed è questa proprio la logica della modellazione BIM. È fondamentale per cose un po' complesse e complicate di questo genere. Come vi ho detto, magari non è sufficiente solo Revit, ma supportarsi da strumenti, possono essere dei plugin specifici o comunque una serie di operazioni per poter automatizzare il processo, soprattutto per l'ambiente strutturale. In questo caso ci viene incontro Revit stesso con il dialogo diretto con Dynamo, quindi l'elemento di programmazione computazionale, dove appunto vedete da questo esempio come una calotta sferica un po' a stile Pantheon possa essere modellata in modo plastico, elemento diciamo a spessore in cemento armato, per poi automatizzare attraverso degli script specifici e dei parametri, magari una parametrizzazione delle armature sull'elemento. Questo è l'esempio proprio di farvi capire come strutture di questo genere vengono poi integrate con una modellazione più plastica, supportate anche da applicativi tipo Dynamo. E quindi la struttura diventa fondamentale, non è vincolata come lo è stata in passato nel metodo classico, perché ci possiamo spingere a fare qualsiasi forma, sia esso in acciaio o elementi in cemento armato, prefabbricato, in legno, eccetera, e farla dialogare in un workflow progettuale fino alla sua analisi, perché comunque questi elementi hanno una valenza analitica. Quindi abbiamo detto, per cose un po' più avanzate, anche l'ambiente strutturale si supporta di Dynamo, potrebbe essere anche Glashofer, Rhino, per la modellazione, eccetera, e andare a finire sul suo lavoro. In funzione di ciò, poi mi piacerebbe, diciamo, dalla primavera in poi, ci sto lavorando anche per capire come magari un corso specifico su Dynamo per le strutture può essere utile a tutto il campo della progettazione dei progettisti strutturali in modo più avanzato. Qualche dato che vi fa capire l'importanza del mondo strutturale in ambiente BIM, perché questo è uno studio americano, però in generale si dà un'immagine molto ampia al campo mondiale, perché da questo studio è emerso che
po' varie stazioni appaltanti, hanno pubblico, dato secondo le varie committenze, utilizzano, quindi richiedono, soprattutto per strutture in acciaio, la modellazione BIM strutturale, un'alta percentuale, stiamo parlando del 64%. Un altro 27% invece è richiesto categoricamente per gli elementi prefabbricati, quindi in ambiente BIM, e poi c'è un 9% invece per tutti gli elementi, diciamo, per il settore metallico, manifatturiero. Questo è dovuto, come vedete, questo dato molto ampio, molto importante, soprattutto per la modellazione BIM per il settore strutturale d'acciaio. Questo perché? È un po' una conseguenza, perché comunque quello che ci troviamo anche in Revit Structure è la parametrizzazione, la standardizzazione degli elementi meccanici che poi sono stati, diciamo, trasferiti anche nel mondo dell'edilizia. E quindi è quasi indispensabile, necessario, anche un po' quello che succede oggi nell'ambito pubblico italiano con il decreto BIM, che fra un mese passerà ad appena 15 milioni di euro per opere pubbliche, dover per forza pensare di poter manipolare, gestire, automatizzare progetti nel BNP anche per le strutture, diventa fondamentale. E poi ci si sta lavorando anche ad un sistema di standardizzazione anche per gli elementi in cemento armato. Forse è un punto di partenza per fare in modo che poi anche gli elementi in cemento armato, attraverso dei processi di standardizzazione, vengano sempre più utilizzati come effettivamente è utilizzatissimo l'acciaio. Le strutture d'acciaio. L'approccio alla progettazione BIM, come sapete, è diciamo strutturata attraverso il lavoro di gruppo, il lavoro collaborativo, i modelli federati che permettono appunto di aggregare le varie elementi, i vari modelli disciplinari che possono essere l'architettonico, l'infrastrutturale, lo strutturale, la parte impiantistica che può essere scissa appunto in idraulico, elettrico, meccanico, la cantierizzazione attraverso un unico file centrale. Quindi, come vi ho detto all'inizio, c'è modo di dialogare necessariamente con le varie figure, i vari ambiti, con gli architetti, con gli impiantisti, con l'impresa. E questo ha il vantaggio di creare dei modelli federati, dei modelli aggregati, veritieri per poi passare tutto all'impresa, al cantiere. E quindi bisogna pensare proprio soprattutto alla parte strutturale che sia già in una fase, tra virgolette, definitiva dall'ODC, secondo la normativa, prettamente legata a validazioni, autorizzazioni del genio civile. Andiamo a vedere una panoramica che si approccia all'ambiente Revit Structure. Che cosa consiste? Consiste nel definire gli elementi di una gabbia strutturale che può essere in cemento armato, in acciaio, in legno, in prefabbricato. E questi elementi sono appunto delle famiglie strutturali che si diversificano moltissimo rispetto agli elementi architettonici. Gli elementi architettonici hanno comunque solo una valenza geometrica, tantissime informazioni dal punto di vista dimensionale, materiali, prestazioni, quantificazione, eccetera. Però l'elemento strutturale dentro Revit, modellato nell'ambiente del template strutturale, ha un'informazione in più che è fondamentale per il workflow progettuale esterno e le verifiche che ognuno di questi elementi, quindi una trave, un pilastro, un setto, un solaio, una fondazione, hanno una valenza analitica. Questo è fondamentale proprio per far sì che poi lo strutturista o l'esperto BIM per le strutture possa prendere questo modello d'insieme dal punto di vista statico, avere questo modello analitico e farlo, diciamo, mandarlo a farlo digerire, analizzare, verificare dal solo autore esterno. E questo è un punto molto forte. Diciamo che l'ambiente parametrico di Revit Structure forse ha ancora più valenza nell'ambiente strutturale rispetto all'architettonico, proprio perché permette questo processo del workflow di interoperabilità con la necessità di dover dialogare con un software esterno di calcolo. Quindi questa valenza analitica al fine di creare proprio il dialogo col solo autore esterno. E qui bisogna fare un po', diciamo, c'è un mondo di processi, dialogare con gli FC, dialogare con i dati, dialogare con il plugin bidirezionale, a secondo l'utilizzo di un solo autore che ognuno fa. Quello che vi dico, se siete già degli strutturisti, prendete conoscenza dell'ambiente di modellazione Revit Structure, perché oltre a dover dialogare con
l'ambiente architettonico impiantistico vi facilita il fatto di trovarvi già il modello analitico già pronto, magari fare già un'applicazione dei carichi, dei vincoli, un predimensionamento con le combinazioni, anche se io suggerisco di farlo poi sul proprio solutore. Però se voi già utilizzate un solutore da tantissimi anni, cercate di trovare il punto di incontro tra il Revit Extractor e il vostro solutore. Non è che dovete, diciamo, abbandonare il vostro solutore esterno perché poi il Revit non fa la verifica. E cercare di automatizzarlo in modo che sia un processo bidirezionale. Quindi è importante il Revit Extractor avere la necessaria competenza di modellare in modo parametrico elementi di dettaglio strutturale, quali pilastri, travi, fondazioni. Ognuno di questo ha una valenza analitica, definire parametri specifici sulle strutture, estrarre dati di quantizzazione, di composizione di elementi strutturali, il modello analitico d'insieme, trasferire le direttive definite nei componenti e dei contenuti appunto di un piano di gestione informativa specifico su quel progetto in ambiente strutturale, proprio per farlo, diciamo, coincidere, dialogare con l'ambiente architettonico e l'ambiente impiantistico. Andiamo a vedere qualche informazione di come diciamo, è strutturato l'ambiente dedicato agli elementi cemento armato. Qui c'è un discorso, nel senso una modellazione anche da definitivo comporta travi, pilastri cemento armato, una modellazione geometrica sugli elementi cemento armato, in cui possiamo definire la valenza analitica, passarla al solutore. Il solutore ci dà tutte le informazioni riguardo alle armature e poi decide di ritornare, o se questo solutore è un plugin che ci dà in automatico le informazioni di poterlo armare direttamente dentro Revit. Se parliamo di applicativi tipo Sofistic, di Sismicad o processi di interoperabilità che ognuno deve tastare secondo il solutore che utilizza. Oppure fare anche un predimensionamento, nel senso già modellare in ambiente Revit Extractor le armature per poi verificarle all'esterno. Dipende il livello di dettaglio e l'obiettivo del progetto. È logico che anche il discorso di un solaio strutturale, come lo modelliamo? Cioè noi dobbiamo fare un intervento di analisi sul solaio o sulla struttura, perché se di tipo puntuale, allora dovremmo avere una competenza così elevata di modellazione di elementi analitici strutturali delle singole categorie, la pignatta, il travetto, fare poi un'analisi puntuale di insieme. Quello è un dettaglio specifico sull'elemento. Se invece abbiamo la struttura di insieme, che sia travi e pilastri in cemento armato, solai o in acciaio o in legno, poco cambia, tanto la sua struttura statica, la sua valenza analitica è sempre riconducibile a nodi e aste che si collegano con una certa vincolo di collegamento, di rigidezza, e setti strutturali, che sono appunto i muri in cemento armato, o solai strutturali. In quel caso la valenza analitica è semplicemente una superficie analitica che viene caricata e quindi verificata. L'interfaccia di Revit, quindi abbiamo le schede dedicate all'ambiente strutturale, il template deve assolutamente essere quello dedicato alle strutture per poter poi essere linkato in ambiente map, in ambiente architettonico, in ambiente costruttivo d'insieme. Abbiamo la scheda dedicata alle strutture, quindi la modellazione di pilastri, di travi, di pavimenti strutturali, meglio chiamati solai, fondazioni, platee, tutti gli strumenti legati a travi reticolari, controventi, sistemi di travi, gli strumenti per le armature, i copriferri, i manicotti, le aree di superficie di armature, i percorsi di armature, e poi la scheda dedicata invece all'acciaio. L'acciaio dove c'è, adesso vi farò poi un applicativo direttamente sul software, la connessione di giunzioni attraverso circa un 150 giunzioni, connessioni di elementi in acciaio di tipo parametrico. Se questo non basta, avete la possibilità di avere gli strumenti di elementi di fabbricazione, modificatori, tipi di tagli parametrici per crearvi voi delle giunzioni specifiche, quindi la piastra, le bucature, le bullonature, le saldature, i tagli di angolo, le cimasa della trave, le bucature. Qualsiasi cosa che poi non è, diciamo, da nodo, da giunzione standardizzata.
Sicuramente la scheda inserisce è fondamentale per il discorso collaborativo che vi dicevo, per poter dialogare tra i vari ambienti, ma anche importare riferimenti esterni, che possono essere gli FC, i CAD, la nuvola di punti, per poter modellare anche le strutture in modo dettagliato. La scheda di annotazione dedicata alle strutture invece è prettamente utilizzata per raccontare il progetto, quindi in fase di impaginazione, avere tutto il discorso della quotatura, delle etichettature, degli elementi strutturali per raccontare il progetto, fare magari particolari costruttivi. E poi la scheda gestisce, che poi fondamentalmente ci serve per definire anche i materiali. Questa è un'altra cosa importante. Il materiale in ambiente strutturale non è semplicemente applicare una texture come si può, diciamo, bypassare nell'ambiente architettonico, perché se io scelgo un tipo di calcestruzzo RCK in un certo modo, una certa resistenza, e lo applico magari su elementi differenti, quel materiale, oltre che avere una texture, una rappresentazione grafica poi negli elaborati bidimensionali, comunque si porta dietro tutta una serie di parametri prestazionali, soprattutto in termini di resistenza. Resistenza e anche di aspetti termici, quindi scegliere il materiale nei vari elementi strutturali, che siano acciaio, cemento, legno, obbligato, è fondamentale per avere poi dei dati di questo genere. Vediamo da questa schermata un semplice modello strutturale in cemento armato, quindi un edificio come scoppiato in ogni sua parte, quindi la modellazione di Revit Structure è molto facilitata, e soprattutto se qualcuno di voi si occupa di calcolo strutturale, di lavorarla prettamente sull'ambiente tridimensionale, perché è facilitata. Fondamentalmente non è che dobbiamo fare parti estetiche come succede nell'architettonico, quindi far dialogare, aggregare proprio a livello industriale questi elementi strutturali, questa valenza analitica, finalizzata a che cosa? A far coincidere, come vedete in basso, il modello analitico, i setti orizzontali, verticali, quindi le platee, le falde, tutti gli elementi lineari, travi, pilastri, i nodi, sono tutti, diciamo, riconducibili a schemi strutturali statici, nodi e asta, i vincoli sul nodo delle fondazioni. Quindi l'obiettivo è quello di fare una modellazione certosina, diciamo, chiamiamola, dal punto di vista strutturale, in modo che questo modello analitico venga poi mandato in analisi sul solutore. E arrivare a che cosa? Arrivare a questo tipo di dettaglio. Questo un processo di verifica esterna col solutore mi ha dato informazioni che quella geometria di elemento in cemento armato, trave, pilastro, fondazione, quello che sia, o setto, deve avere questo tipo di modellazione delle armature. Qui vuol dire che stiamo parlando ad un load alto, secondo la normativa 1, stiamo parlando già da un file, da un dettaglio da load C, perché load C considerate che necessita il discorso autorizzativo, quello che vi dicevo prima, dobbiamo verificare, modellare, per poi fare in modo che questi elaborati vadano in questa fase definitiva magari al Genio Civile, alla Sovrintendenza, quello che sia. Quindi dal punto di vista strutturale è come anticiparsi la modellazione esecutiva, per non parlare poi sui dettagli della fase costruttiva, quindi un load E, o pensare poi a eventuali load più dettagliati sugli elementi in cemento armato, come può essere anche l'acciaio, riguardo a load F o G, riguardo la manutenzione, o riguardo eventuali recuperi o demolizione e ricostruzione. Quindi il processo della modellazione strutturale è questo. Quindi finché siete in una fase un po' definitiva scarsa, dove non vi necessita una fase autorizzativa per il Genio Civile, potete mantenere sulla modellazione geometrica degli elementi, cemento armato, in acciaio, magari non fare le giunzioni, non fare le armature, ma se l'obiettivo del modello BIM, dell'uso del BIM per la committenza pubblico-privata che sia, è quella di fare comunque un processo di analisi, verifica e trarre fuori anche questa documentazione per il Genio Civile, per come è strutturata, diciamo, la normativa italiana, vi dovete spingere anche a questi tipi di dettagli, andare proprio ad anticipare la fase di modellazione esecutiva. La versione 2021 di Revit ha anche delle novità molto interessanti, perché tutti quelli che sono poi elementi
elementi di opere civili, fondamentalmente, sono comunque degli elementi strutturali, spesso vengono dalla modellazione infrastrutturale, in civil 3D, in InfraWorks. Quindi c'è la novità di creare delle categorie di oggetti in ambiente Revit, proprio che vanno a recepire una modellazione esterna che proviene magari da civil 3D. Parliamo appunto di sostegni di questo genere per un'opera infrastrutturale, un'arteria stradale, un'arteria. Quindi un po' questo è l'andamento di considerare Revit anche nell'ambiente strutturale come un elemento di raccolta a larga scala anche per le infrastrutture e ci aspettiamo magari che di anno in anno sia sempre più diciamo, convertita la modellazione parametrica CAD di Civil anche in ambiente Revit. Per quanto riguarda la modellazione strutturale, elementi di cemento armato, travi, pilastri, fondazioni, c'è una modellazione molto, molto fluida, molto controllabile. Può essere fatto sul tridimensionale, ma molto meglio sulle viste bidimensionali, perché ci permette di fare una modellazione specifica sull'oggetto, di scegliere il tipo di ferro, di armatura, quindi il tipo di tondino, il tipo di forma, c'è cioè il brosole della forma dell'armatura, definire i tipi di ganci. E fare una modellazione di tipo parametrico appunto su ferri longitudinali o staffature. Sulla modellazione invece tridimensionale abbiamo una strumentazione più ampia perché la concezione tridimensionale è quella magari di utilizzarla per armature di disegno specifico oppure fare delle forme libere, delle forme allineate, delle forme superfici. Immaginate se avete una armatura che ha una sezione diversa di un oggetto oppure una forma a fungo, vi faccio l'esempio, allora fondamentalmente dobbiamo intervenire in modo più manuale. Ci sono tanti altri plugin esterni che dialogano con Revit che facilitano queste operazioni di modellazione. Quello che è di default di Revit comunque è abbastanza standardizzato perché ci permette di prendere, ad esempio, un pilastro, di scegliere il piano di posizionamento dell'armatura, sia essa longitudinale o trasversale, delle staffature perché abbiamo la possibilità di scegliere il piano di lavoro corrente, quello più vicino, quello più lontano al copriferro. Il copriferro è un margine definito già a priori oltre il quale diciamo, l'elemento ospitato armatura non può andare proprio per evitare poi diciamo, cedimenti proprio del materiale, quindi ammaloramenti sull'elemento specifico. Questo per quanto riguarda gli aspetti di modellazione di elementi longitudinali. Per quanto riguarda le staffature, andiamo poi a definire quindi un orientamento del posizionamento, in questo caso non parallelo, ma perpendicolare al copriferro. Quindi mettendosi in una vista bidimensionale specifica molto più agevole, si fa una modellazione di tipo parametrico molto, molto veloce. È logico che poi se questi elementi sono ripetuti n volte, si può creare, diciamo, un processo, creare dei gruppi, applicarli in modo più automatizzato. Altrimenti, se abbiamo tantissime sezioni diverse o forme diverse, allora magari ci possiamo supportare con dei plugin esterni. L'informazione di questo tipo di armatura dove la ricevo? La ricevo se ho già fatto la modellazione geometrica in rete, il modello analitico, fondamentalmente sempre nodo e asta e piastre, lo porto sul solutore, il solutore fa i vari calcoli, i diagrammi, i tabulati, mi tira fuori informazioni riguardo a che tipo di armature per ogni elemento, che poi sia un CAD, una tabella o un plugin bidirezionale che mi crea poi in automatico l'armatura sull'elemento, questo lo decidete voi, però ho sicuramente modo dal solutore a trarre informazioni per fare la modellazione esecutiva più dettagliata. Questo vale appunto per le staffature, vale per elementi, come ho detto, di sezione complessa, di sezione articolata, la ci possiamo supportare appunto di una modellazione più manuale. Ci sono vari strumenti che facilitano anche la visualizzazione, quindi creare dei filtri grafici, creare un po' andare diciamo, sul dettaglio costruttivo degli elementi, parametrizzandoli in modo da vedere qual è poi la soluzione più adatta. E quello che vi dico è sfruttate al massimo le viste tridimensionali insieme di questi elementi, perché a differenza di quello che siamo abituati nell'ambiente strutturale di avere le classiche distinte dei ferri e tavole cartacee bidimensionali, ad oggi è forse più utile sfruttare questi strumenti. Non è una limitazione di Revit che diciamo, non tira fuori in automatico le distinte dei ferri, poi vi faccio vedere qualche espediente per poterlo diciamo,
tamponare questa cosa, o se non ci sono i plugin specifici per tirare fuori le distinte, ma dal punto di vista grafico dico, perché comunque l'armatura è l'armatura splittata sull'elemento pilastro, sull'elemento trave, quindi tirarla fuori fisicamente e spostarla dal suo elemento ospitante. Però abbiamo tante tipologie di raccontare questi elementi. Intanto abbiamo tutto il discorso dei dati, le lunghezze, i diametri, le inclinazioni, i passi, le curvature. Quindi c'è anche un approccio di vedere come effettivamente gli elementi in cemento armato possono essere raccontati anche in modo diverso dal modulo classico. Quindi abbiamo tutte le etichettature definite, tutte le quotature e ad esempio anche una vista tridimensionale sul dettaglio, tipo questo genere, vi dico che racconta tante cose. Poiché parliamo di digitalizzazione in tutto il processo delle costruzioni, immaginate che una vista di questo genere, in particolare, comunque sempre supportato dai dati tabellari degli elementi, può tranquillamente arrivare anche in cantiere ad un classico carpentiere, che vi assicuro che comprende molto meglio da una visualizzazione tridimensionale come poi effettivamente deve fare manualmente le armature sull'oggetto, sulla cassaforma, che è una classica tavola bidimensionale. Quindi sfruttatevi al meglio il discorso che se arrivate ad un livello di dettaglio così alto, le viste tridimensionali d'insieme di tutti i particolari costruttivi, poi siano 2D o 3D, sono comunque automatici, quindi sfruttatele al meglio per raccontare il vostro progetto e condividerle magari anche su una piattaforma BIM 360 per arrivare appunto attraverso un tablet o uno smartphone a chi si occupa in cantiere anche di queste operazioni. La modellazione delle armature si allarga anche nelle ultime versioni ai modelli in place, quindi alle forme locali, perché comunque, ad esempio, un elemento scalo, un elemento diciamo, di forma particolare, può essere armato. Quindi questo dà anche una versatilità molto ampia sulla modellazione geometrica specifica, in modo particolare anche per le scale. Allora, prima di passare adesso alla parte di acciaio, apro un attimo il programma in modo molto veloce, giusto per farvi vedere le potenzialità. Ecco, abbiamo questo modellino, già stato, diciamo, modellato in alcune sue parti. Vedete come la tridimensionalità degli oggetti, quindi la staffatura, l'armatura longitudinale anteriore, superiore, poi sono doppie, triple, quello lo gestite in modo parametrico, l'armatura sagomata, le staffature con passi diversi, quindi avere tre gruppi diversi con numero di elementi e staffe specifiche. La stessa cosa vale per il pilastro. Ognuna di queste informazioni sul singolo elemento ha tutta una serie di informazioni differenti dal punto di vista parametrico. Vedete, 15 elementi con una spaziatura di staffatura. Quindi un passo da 200 mm, oppure avere per gli elementi longitudinali i parametri di distanza per definire magari il tipo di gancio, se adesso lo vediamo qui, se a 180 gradi, se a 90 gradi, fare poi il discorso, questo diciamo va dettagliato, questo lo mettiamo dall'altra parte perché è quello inferiore, il discorso dei ferri di ripresa, quindi farli anche manualmente volendo per poter poi dettagliare i vari ambienti di collegamento, fare le rotazioni, in questo caso si sta interferendo con quella verticale, però facilita poi mettendosi nella vista più opportuna la modellazione. Considerate che la modellazione tridimensionale sull'oggetto di vista 3D sembra quasi a fil di ferro, un po' va richiamata quando la modellate poi nella varia vista. Di default non ve la ritrovate, non è che non è stata modellata, è che ci sono dei parametri di vista specifici sugli oggetti ospitanti delle armature che vanno un po', diciamo, ottimizzati. Intanto li potete vedere come fili di ferro, ma nel momento in cui li selezionate avete la possibilità di andare nella scheda dedicata alla visualizzazione tridimensionale, questa qui, applicando poi alle varie viste tridimensionali. Sempre con un dettaglio alto, perché se non siamo con un dettaglio alto non la visualizziamo. Col dettaglio alto è possibile vedere la tridimensionalità
la tridimensionalità del vostro oggetto, sia per elementi, diciamo, staffature che armature longitudinali. Anche qui la stessa cosa. Scegliete praticamente le viste in cui volete vedere lo spessore dei vostri ferri, questo vale un po' per tutti. Stessa cosa vale per le reti, le armature di superficie, le armature su sezioni diverse. Avete tutti gli strumenti dedicati nella struttura, come vi ho detto qui, aree su rete, i copriferri, le aree su superfici, i peri sul percorso, che si adattano in modo parametrico. Andiamo a vedere velocemente, e poi vi faccio una piccola panoramica anche sulla parte d'acciaio, che è molto interessante, come ad esempio, prendiamo questo pilastro lo intendiamo sulla pianta del piano terra. Ok, ecco, l'avevo già salvato, faccio una piccola sezione. Questo perché? Perché mi facilita il discorso di voler lavorare in modo ortogonale, magari un'armatura. Quindi vado ad esempio a selezionare questo elemento, adesso lo metto con la visualizzazione nascosta così. Selezionandolo ho gli strumenti di armatura. Vedete, scegliete la tipologia di armatura, scegliete il tipo di barra, quindi il diametro della vostra armatura. In questo caso andiamo a prendere delle armature longitudinali e in funzione del fatto che abbiamo impostato un margine minimo, stiamo parlando di 1,5 cm, 3 cm del copriferro, dobbiamo scegliere innanzitutto su quale piano vogliamo lavorare, se è un piano corrente, copriferro più vicino o più lontano, l'orientamento, quindi in questo caso è parallelo. Quanti elementi, ne vogliamo un numero predefinito, ne vogliamo tre, che poi lo vediamo in sezione, eventuali vincoli, forme, diciamo, scalari. Quindi vedete che automaticamente quando io mi avvicino ho quel tratteggio verde che mi indica il copriferro in cui vado ad ospitare la mia armatura. Ecco, in questo caso queste barre, diciamo, longitudinali verticali non hanno il gancio inferiore impostato, quindi vado tranquillamente nei vari parametri dell'istanza dicendo appunto che posso farlo anche io da 180 gradi. Poi se invece lo dovete ruotare rispetto alla sezione in pianta, lo potete tranquillamente ruotare. Stessa cosa vado a fare da questa parte. Poi ci sono tantissimi parametri, ecco, anche la rotazione del gancio può essere gestita dal parametro di distanza. E come vedete li ho posizionati. In questo caso ne ho posizionati tre da un lato e tre dall'altro, direttamente sul pilastro ospitante. Altre cose che posso fare è sempre selezionare la geometria del calcestruzzo, richiamare il comando di armatura e magari andare a scegliere il tipo di staffa. Anche qui devo scegliere il tipo di orientamento. In questo caso è perpendicolare al copriferro, andando a definire ad esempio un numero di numero con spaziature di elementi, magari ne mettiamo, mettiamo 10 a 100 mm, e vedete come sul bidimensionale molto controllabile, in modo efficace, considerate in corrispondenza dei nodi dove le sollecitazioni di taglio sono maggiori, avete un passo più stretto, per poi passare sempre anche non uscendo dal comando delle staffature e dire che poi ne abbiamo invece 6 ad un passo da 200 mm. Diciamo una sollecitazione di taglio in mezzeria dove la flessione massima è limitata e quindi diciamo il numero degli elementi di staffatura può ridursi. Poi questo dipende, sono sempre informazioni che dovete aver verificato o lo state diciamo ipotizzando, fare un predimensionamento. Quindi vedete come avete la possibilità di modellare il tutto. Andiamo a vedere sul tridimensionale che cosa abbiamo creato. Vedete come di default sulla vista tridimensionale non c'è alcuna informazione di quell'armatura. In realtà ci sta. Se seleziono il pilastro, le armature sono nascoste più di ferro, quindi l'operazione che posso fare, magari mettermi sul wireframe, selezionarle così magari manualmente, o ci sono tutto. Potete applicare anche una serie di filtri per poterli diciamo richiamare in modo specifico e andare poi a dirgli che in queste viste tridimensionali, adesso non so, lo riapplico tutto perché non mi ricordo qual è quella attiva, ok, vedete come inizia ad avere anche la visualizzazione tridimensionale.
È logico che qui il modello 3D può essere il modello di insieme geometrico senza che vedo le armature. Il modello geometrico solo con le armature nascoste le geometrie del calcestruzzo. E poi infine che cosa? Sicuramente il modello analitico, perché nell'insieme il discorso delle nodi, dei asti, di pilastri, di travi, di piastre strutturali che siano inclinate, orizzontali, ossetti, verticali e tutte le informazioni riguardanti poi il tipo di nodo, il tipo di vincolo applicato, il tipo di carichi anche, perché abbiamo una scheda dedicata all'analisi dove possiamo fare i vincoli esterni, i carichi, le convenzioni di carico, ottimizzare l'omogeneità e le regole, diciamo, di rigidezza del nodo. Spesso vi può capitare che un nodo rispetto ad un altro elemento sia leggermente spostato, potete creare appunto delle regole di rigidezza per farlo uno tutt'uno. Il solutore esterno prende questa informazione, quello che vi interessa a voi, dal workflow progettuale, da Revit Structure verso la verifica. E quindi le stesse cose vengono fatte poi sul discorso delle travi, delle fondazioni, dei segni strutturali, dei solai, secondo, diciamo, il dettaglio e l'obiettivo che vi dovete porre sul modello. Questo per quanto riguarda l'ambiente di modellazione strutturale in cemento armato. Adesso passiamo un attimo a fare una panoramica veloce per gli elementi in acciaio. Logicamente, gli elementi in acciaio, come vi ho detto in anticipo, hanno già una logica BIM perché vengono dall'ambiente meccanico, dove la standardizzazione e la parametrizzazione sono stati il fulcro principale dell'ambiente appunto di ideazione, quindi sono facilitate con una serie di elementi specifici, ecco alcune liste di modellazione strutturale di elementi in acciaio in ambiente Revit Structure. Questo è stato possibile dalla versione 2019 in poi, prima era un po' limitata perché fondamentalmente che cosa è successo da quella scheda acciaio che vedete dentro Revit? È stata quasi una trasposizione delle caratteristiche di modellazione parametrica di Advanced Steel, che è un ambiente di parametrizzazione CAD con un software sempre di Autodesk, trasferito direttamente dentro Revit Structure. Quindi la logica è quella di creare appunto oggetti parametrici in acciaio, travi, pilastri, controventi, giunzioni, più di 150 giunzioni parametrici o eventualmente personalizzare. E sicuramente la potenzialità di aver avuto alla base un software come Advanced Steel per proprio l'ambiente parametrico di progettazione di elementi in acciaio, l'ambiente CAD, trasferito nell'ambiente Revit, dà la massima affidabilità, la massima concretezza che se dovete fare delle strutture in acciaio dentro Revit Structure sicuramente avete tutte le potenzialità, tutte le carte in regola per fare cose super dettagliate. Ecco qui un esempio della finestra della scelta delle giunzioni e tutti gli oggetti che abbiamo a disposizione. Questi, vi ricordo, sono di default. Vi faccio vedere adesso quando aprirò il programma una a secondo, diciamo, il tipo di giunto, di collegamento che scegliete, se trave, trave, colonna, trave, arcareccio e via dicendo, piastre, quello che sia, avete una marea di parametri per ognuno di personalizzarli. Scegliere le piastre, le giunzioni, le bullonature, le bucature, le saldature, qualsiasi cosa, eventualmente ancora personalizzarlo in modo manuale. Quindi questo permette di fare sistemi di travi secondari, travi reticolari, parametrizzare ogni tipo di giunzione. È logico che stiamo parlando di un progetto esecutivo di cui la giunzione si vede. Il modello analitico fino alla fase definitiva con un lodo C coincide tra il nodo e l'asta, però non si vede il collegamento tra l'oggetto e l'oggetto. Non è necessario per quel nodo. Se parlate da un esecutivo in poi, allora dovete modellare necessariamente, come vedete da questa schermatina, le varie giunzioni con piastre, bullonature, saldature e supporti di ogni genere. Inoltre, le ultime versioni di Revit permettono di avere, oltre, diciamo, una facilità di parametrizzazione di questi oggetti, tutta una serie di strumenti di esportazione dei dati, quindi dagli abaci, categorie di quotature, di etichettatura specifica per raccontare al meglio il progetto, modellazione specifica degli oggetti proprio per implementare diciamo, la personalizzazione rispetto al nodo o all'aggiunzione standard.
Ecco, queste alcune schermate, vedete com'è, per ogni tipo di giunzione, per ogni tipo di nodo ci sono una marea di parametri che potete implementare e personalizzare. L'etichettatura, quindi la raccolta, fare particolari costruttivi sulla parte in acciaio è molto agevole perché semplicemente diventa un zoom del dettaglio che poi va etichettato nel modo dettagliato. Come ho detto, l'ambiente Revit Structure, la logica è dialogare con un progetto strutturale, con l'ambiente architettonico, quindi linkando l'architettonico, linkando l'impiantistico, verificare eventuali interferenze, ma l'ambiente strutturale di Revit ci permette di preparare il calcolo verso un solutore esterno, perché il modello analitico di ogni oggetto viene schematizzato con questi visti. Quindi vedete, geometria del modello Revit Structure, modello analitico direttamente da Revit Structure. Ripeto, possono essere fatte anche qui combinazioni di carico, predimensionamenti, ma io suggerisco meglio di farlo sul solutore esterno, perché così diciamo, diventa più diretto sul software che deve effettuare il calcolo. Implementazione anche con Dynamo Player, soprattutto l'ambiente di elementi in acciaio, quindi vari script che automatizzano il processo di modellazione. Il dialogo bidirezionale, come vi ho detto, anche con Advanced Steel, che è poi prettamente l'ambiente parametrico, l'ambiente CAD che dialoga sia da Revit verso Revit, e poi sicuramente la necessità di fare elementi di modellazione strutturale specifica sulle singole famiglie, modellare la singola trave, il singolo pilastro, la singola fondazione, in base alle caratteristiche di necessità di creare elementi specifici rispetto a quelli standard che ci sono nel default, tanto è comunque fatta una modellazione geometrica sull'RFT della categoria specifica, in questo caso è un pilastro a fungo con questa sovrapposizione di altri elementi, nel suo insieme viene sempre riconosciuto come un'asta con due nodi dove scaricano, diciamo, le forze assiali. Quindi è importante anche avere una padronanza. Lo vedremo anche poi nel corso che seguiremo dal 9 dicembre, come ci possiamo spingere a creare degli oggetti parametrici strutturali in ambiente appunto, che hanno una valenza valida. Vabbè, questo poi lo vediamo in chiusura per i saluti. Vi faccio vedere invece una cosa velocissima riguardo modellazione strutturale. Questo, diciamo, è un modellino molto interessante, vedete, tutto in acciaio, in collaborazione con B1 Group, dove potete sfruttarvi anche, come vi ho detto, la possibilità di avere questa modellazione tridimensionale, sia geometrica che analitica, e raccontarla nei vostri progetti strutturali, che normalmente, rispetto al metodo classico CAD, erano sempre un po', diciamo, schematici, un po' grezzi. Sfruttate la tridimensionalità, sfruttate anche la possibilità di avere delle viste tridimensionali dell'insieme della struttura o tirare fuori in automatico, vedete, questi particolari costruttivi sui giunti, sulle giunzioni, sulle piastre, raccontarle con tutte le annotazioni, le etichettature, gli abbachi di analisi, tirare fuori anche pilastri, schema grafico dei pilastri strutturali. Vedete che poi che sia un esecutivo o un particolare costruttivo, una volta che ci si spinge alla modellazione dei singoli elementi con tutte le giunzioni, avete la possibilità in Revit Structure di raccontare al meglio il vostro progetto, molto più di quello che si faceva con il metodo classico, fino ad arrivare anche al modello analitico. Qui vedete anche le combinazioni di carico e i carichi applicati, nonché i vincoli di base sulla fondazione. Questo è il processo di un workflow progettuale. Andiamo a vedere un attimo questo. Sì, ok. Aspettate che chiudo qualche finestra. Vi faccio vedere un'ultima operazione riguardo alla creazione di alcuni giunti su elementi in acciaio. Allora, la scheda dedicata all'acciaio ha tutti gli strumenti di personalizzazione, di automatizzazione degli elementi delle varie giunzioni. Ma poi c'è soprattutto questa scheda di connessioni. Questa scheda di connessioni, anzi, ve la apro da qui, da questa freccetta, vi permette di caricare nel vostro progetto. Adesso facciamo un attimo caricare con la rotellina.
i vari gruppi di connessione possono essere, diciamo, filtrati attraverso queste categorie. O qui vedete tutta l'immensità di nodi parametrici di connessione che potete caricare. Io adesso ne ho collegato una giunzione, può essere trave trave o colonna colonna, un giunto con rinforzo su anima flangiato, una piastra di base e dei piatti a taglio. Adesso li ho già preparati, però vi faccio vedere velocemente come li applico. Quindi scelgo il tipo di connessione che voglio applicare. In questo caso vado a mettere la piastra di base. Quindi scelgo l'elemento primario, che in questo caso è la colonna, con l'elemento strutturale orizzontale. Semplicemente con un invio va a riconoscere la congiunzione, creando poi l'elemento effettivamente che adesso diciamo di scoppio qui. Vedete, è stato elaborato, questo non è di default così, questo l'ho automatizzato io con tutta una serie di elementi di supporto, il numero di bollonature, il tipo di ganci, eccetera. Come gestite questi elementi? Semplicemente andando sulla scheda dei modifica dei parametri, avete l'anteprima del vostro elemento. Questo è un elemento un po' particolare perché è una piastra di base, però se andate sulla modifica, vedete quanto per ogni oggetto di collegamento avete tutti i parametri da personalizzare. Ci sono i numerini con i nomi diciamo degli elementi o della misura che volete gestire e avete davvero per ogni tipo di oggetto una parametrizzazione infinita da personalizzare, ma davvero su tutto, sulle nervature, le piastre di base, i fori, le bollonature, qualsiasi cosa vi occorre, basta diciamo entrare poi nella voce specifica e andare a mettere quelle che sono le possibili opzioni di personalizzazione, aggiungendo, implementando il nodo, l'aggiunzione che vi interessa. Tanto fondamentalmente sono quelli, cioè piastre, supporti, bollonature, saldature, ancoraggi rispetto alla modellazione. Qui veramente sono tantissimi. Adesso faccio la stessa cosa, mi dispiace che per questioni di tempo potremmo approfondire nel dettaglio la cosa, ma vi suggerisco chi è interessato ad approcciarsi o comunque già ad approfondire la modellazione strutturale. Vediamo questa qui. Di magari segnarsi al corso di Revit Structure che partirà il 9 dicembre e magari avremo modo di approfondire insieme tanti altri aspetti. Adesso andiamo a fare magari questo tipo di giunzione. Prendo la giunzione con rinforzo su anima flangiato, l'elemento principale, l'elemento secondario e con un invio vado a creare la giunzione. Adesso lo vado a fare anche dall'altro lato perché effettivamente quella è una connessione multipla, l'elemento principale e l'elemento secondario, e anche qui vedete come andiamo a creare elementi da costruttivo a tutti gli effetti. Adesso anche qui questo lo possiamo, poi vabbè, qualche dettaglio potete tranquillamente andare a gestirlo, supportarlo, in base alle vostre necessità, però vedete come, ci mettiamo anche con un ombreggiato così lo vediamo meglio, tutte le possibili casistiche di parametrizzazione del vostro aggiunto, che sia trave trave, trave pilastro, trave principale, trave secondaria, qualsiasi cosa. Adesso vi apro anche qui le caratteristiche di parametrizzazione del giunto. Anche questo non è il giunto che di default l'ho parametrizzato io, l'ho creato, l'ho personalizzato rispetto a quello che viene da lui di default. E qui, anche qui, vedete come sono molto, molto dettagliate i parametri dimensionali, perché qui effettivamente si parla di standardizzazione di oggetti d'acciaio, quindi è già applicata la logica, soprattutto che viene dall'ambiente meccanico, di poter personalizzare e di implementare qualsiasi oggetto si voglia. E questo vi permette di fare poi qualsiasi dettaglio costruttivo, qualsiasi informazione, poi sono tavole da costruttivo da dover creare. Ultima cosa e chiudiamo, vi faccio vedere un altro tipo di giunzione molto più semplice tra elemento principale trave ed elemento secondario. È logico che qui potremmo tranquillamente modellare un sistema di travi secondarie che tranquillamente nella scheda struttura
sistema di travi secondarie. Come vi dicevo, chi lavora in ambiente già di analisi di calcolo strutturale lavora molto sul 3D con i risolutori, è facilitato perché anche il ray extractor si lavora molto sul tridimensionale, quindi abbiamo gli snap dei nodi di congiunzione, andare a scegliere appunto un ingombro di una campata, scegliere la direzione dell'orditura, in questa casa io la vado ad invertire. E dai parametri di stanza decidere quanti elementi ho come travetti secondari, che tipi di profili ho caricato come elementi secondari e automatizzare in automatico questa campata. Andiamo a vedere, chiudiamo con un'aggiunzione secondaria. A parte che nella scheda dell'acciaio avete la personalizzazione di poter bucare, fare il cimasa, le giunzioni angolari, i tagli. La scontolatura, il cimasa inclinato, se è una sezione specifica sull'ala, sull'anima, come vi pare. Se invece volete creare semplicemente un'aggiunzione automatizzata attraverso la connessione, io vado a prendere ad esempio uno che ho caricato e che ho parametrizzato già con un piatto a taglio, semplicemente selezionando l'elemento principale, l'elemento secondario e creare l'aggiunzione. Vedete come effettivamente andiamo nel massimo del dettaglio costruttivo, ma possiamo parlare anche di arrotondamenti, di spessori, di qualsiasi cosa che ci permette poi di avere il massimo della modellazione strutturale. Anche qui, modello analitico coincide perfettamente perché o mi fermo qui e lo mando sul solutore e faccio le combinazioni, i carichi, i vincoli, o eventualmente vado a predimensionare nella scheda analizza tutte le condizioni che mi interessano in termini di carichi. E andando a gestire quello che poi sono i carichi che voglio applicare poi effettivamente. Adesso vi faccio giusto un esempio di caricare una superficie distribuita. Di questo genere, avendo poi le caratteristiche di peso, vabbè, qua abbiamo un kN, c'è un 10 kN, cambiando di spessore. Quindi questa è la vera valenza di Revit Structure che vi ho detto. Finché sono elementi un po' standardizzati così, li possiamo gestire tranquillamente. Possiamo implementarli con dei plugin specifici, fare il calcolo esterno. Se vogliamo poi ricondurci a modellazione più plastica, possiamo intervenire sulla modellazione delle singole famiglie per caricarle, parametrizzarle o eventualmente supportarci con Dynamo un po' per creare un po' quelle strutture articolate e complesse che vi ho detto che vengono da modellazione plastica un po' alla Zadig. Questo è quanto di questo percorso, di questa presentazione di Revit Structure. Vi rimando eventualmente appunto a chiusura i miei contatti. Avete la mia mail domenico.spano@nkae360.com. Avete la mail di NKE anche se volete andare sulla pagina dedicata per richiedere informazioni riguardo al corso in partenza il 9 dicembre su Revit Structure e poi diciamo, vi invito a seguirmi, a suggerirmi, a seguirmi anche su LinkedIn, su dei gruppi di divulgazione BIM, si chiama BIM Manager Italia Group, lo trovate su LinkedIn, su Facebook e su YouTube, che sono semplicemente degli spazi di confronto, di divulgazione, anche diciamo, tutte le attività che svolgiamo in NKE che vengono condivisi con tutti gli utenti che liberamente possono chiedere informazioni o informarsi al riguardo. Io vi ringrazio dell'attenzione, per chiudere tutti i nostri contatti in NKE. Il sito, la BIM Conference, il BIM for Work, il Learn for Work e info@nkae360 per qualsiasi altra informazione. Allora, se volete qualche piccola informazione riguardo, se c'è qualche domanda, adesso la possiamo discutere. Ecco, vedo che c'è già qualche domanda alla base, apro la finestra delle domande. Allora, fatemi un po' leggere, Massimiliano che ha posto una domanda abbastanza lunga.
Allora, Massimiliano dice che vorrebbe, diciamo, ulteriori informazioni per modellare le armature con Dynamo. Ci sono effettivamente vari script di supporto che potete trovare su internet. Logicamente necessita una conoscenza avanzata di Dynamo. Eventualmente, se da approfondire questo aspetto, abbiamo anche noi anche dei corsi video registrati su Dynamo, sulla nostra piattaforma di For Learning. E in quel caso, diciamo, sì, sono degli script specifici che o te li crei tu secondo, diciamo, i parametri che vuoi controllare o, diciamo, puoi partire da alcuni che trovo un po' sul web che possono essere come punto di partenza utile. Va bene? Walter? Allora, riguardo al corso Revit Structure che partirà appunto il 9 dicembre, sono quei 7 incontri pomeridiani, li potete seguire live, sono incontri da 3 ore. Ma tutti gli iscritti avranno poi la possibilità di accedere in una cartella condivisa dove io immetterò anche del materiale di supporto riguardo alle strutture, anche per fare un piccolo workshop progettuale sia per una struttura in cemento armato sia per una struttura in acciaio. E trovate di volta in volta, giusto qualche giorno dopo la lezione live, anche la videoregistrazione. Quindi avete poi la possibilità di rivederlo, perché magari se siete impegnati con il lavoro o con lo studio, non potete seguirlo live, tranquillamente potete rivederlo videoregistrato. Ci sono altre domande al riguardo? Ok. Considerate anche che questo percorso formativo che offriamo anche sulla parte strutturale vi può portare, sempre considerando che dovete avere almeno 3 mesi di esperienza di modellazione BIM, eventualmente a certificarvi come BIM specialist per le strutture. Quindi in quel caso l'esame di certificazione sarà dedicato sull'ambiente strutturale e questo, diciamo, è anche un vantaggio perché comunque può avere diciamo una grande richiesta competenza di esperti BIM per le strutture anche con la certificazione CMQ. Allora, Massimiliano dice che quindi non c'è per Autodesk implementazione di nodi, inserire armature. Guarda, me lo auguro perché come ci sono gli script dedicati per l'acciaio, sarebbe molto utile effettivamente. Diciamo che tutto è in evoluzione, quindi probabilmente ci ritroveremo nelle varie versioni sicuramente degli applicativi che vanno anche a supportare la modellazione degli elementi in cemento armato, anche perché come vi ho accennato, l'acciaio è agevolato perché viene proprio dal mondo della standardizzazione e della parametrizzazione. Man mano i studi di settore e di conseguenza anche i software si stanno adattando per poterle applicare anche nell'ambiente del cemento armato. Sicuramente Dynamo da qui in avanti sarà sicuramente un supporto fondamentale anche per le strutture. Robot analysis, allora il discorso di robot è dialogante perfettamente in modo bidirezionale con Revit, essendo un prodotto Autodesk. Il discorso di utilizzarlo per progetti piccoli o soprattutto nel campo nazionale, è vero che risponde all'Eurocodice, però i vincoli normativi dell'NTC 2018 complicano un po' l'utilizzo di un software che ha più una valenza più snella, una visione più internazionale, dove effettivamente anche il calcolo strutturale è molto più fluido e più snello rispetto all'NTC 2018. Quindi quello che consiglio io normalmente, se utilizzate già un soluttore, di trovare innanzitutto la competenza di modellare il vostro ambiente Revit Structure e avere un modello analitico corretto. E dopodiché trovare il modo di dialogare con il vostro software, sia perché ormai siete esperti di quello che utilizzate, e trovare dei processi il più possibile bidirezionali. Ad oggi non tutti i software diciamo, del campo nazionale hanno questo processo bidirezionale. Io vi ho nominato Sofistic perché dialoga benissimo con Revit, che comunque è un software molto ampio di valenza internazionale, anche noi nel NKE ne siamo rivenditori.
però anche voi potete approcciare con Sismicad, che ha il plugin che cerca il più possibile di rendere il processo bidirezionale tra il solutore e la modellazione. Altrimenti, ad oggi siete obbligati un po' di dover dialogare attraverso l'esportazione dei modelli FC, dei dati all'esterno, fare le verifiche, però poi se ci sono delle modifiche da fare sul modello dovete veicolare queste modifiche attraverso formazioni grafiche o tabellari da passare agli specialist per la modellazione più accurata. Ok, se non ci sono domande, altre domande, io vi ringrazio per l'attenzione. Spero qualcuno di voi di ritrovarvi presto, appunto, nel corso del Structure che partirà il 9 dicembre. E per qualsiasi, diciamo, informazione, condivisione o curiosità, mi potete contattare tra i canali che vi ho suggerito. E vi ringrazio ancora dell'attenzione. Un caro saluto, Domenico.